Lorenzo in Campo era nota nell'antichità per la costruzione di birocci, un'attività che ha caratterizzato la vita agricola del paese per oltre 50 anni. E allora andiamo a conoscere questa antica storia. Agabito, come è nata la passione per i birocci e quali sono le caratteristiche di questo biroccio? Il biroccio non è nient'altro che il carro per il trasporto di persone e cose, e lo è stato per tanti secoli, fino all'arrivo della meccanizzazione agricola, che rendeva più conveniente l'acquisto di un trattore con il suo carro dietro anziché far costruire un biroccio in legno trainato da buoi. La mia passione per il restauro e precedentemente anche per l'approvvigionamento di birocci antichi viene fuori dai discorsi che in casa mia madre e mia nonna hanno fatto quando ero bambino. Mi parlavano che in campagna i contadini facevano costruire i birocci e che qui a San Lorenzo c'era un decoratore di birocci sopraffino che rispondeva al nome di Gaetano Damiani, un signore che ha fatto della decorazione di birocci il suo mestiere. Era un lavoro di estrema povertà, in cui l'unica fonte per cui il povero ma eccellente pittore Gaetano Damiani, l'unica ricompensa è avere da mangiare. E questa passione mi è continuata nel tempo finché nel 1992 ho potuto portare in questo bel posto il biroccio originale del 1959. Questo biroccio pesa 4 quintali e mezzo, è lungo 5 metri, di cui solo la parte del timone, che è la parte anteriore a cui sono collegate la coppia di buoi che andava a tirare il biroccio stesso, il timone era lungo 3 metri. La portata era 10 quintali e mezzo per una tara complessiva di 15 quintali. Prezzo? Io ho una fattura originale d'acquisto, 1929, lire 1250. Un biroccio del 1950 fu pagato lire 50.000. Fondamentali sono le targhe sul biroccio. Il biroccio era considerato come se fosse un autoveicolo, dovendo circolare su strada, era soggetto quindi a una reale autenticazione univoca sul singolo biroccio. Tre erano previste le targhe. C'è una targa identificativa del biroccio che può essere paragonato all'attuale libretto di circolazione degli autoveicoli. Poi l'altra targhetta metallica con indicato carro agricolo e la terza targhetta da considerare come se fosse stato il bollo automobilistico che noi paghiamo annualmente per le nostre automobili. Il freno invece? Per non gravare eccessivamente sui buoi che stavano davanti al carro agricolo in discesa e per non far sì che anche gli stessi buoi non gli si venissero danneggiate le gambe, allora un uomo, un operatore, dietro il biroccio stesso con una corda azionava un particolare tipo di freno chiamato martinecchia, che era composto da vari componenti, di cui gli ultimi componenti erano gli zoccoli fatti di materiale legnoso molto leggero, fatto di fico, e che andavano ad azionarsi sui cerchioni delle ruote e bloccavano le ruote stesse sempre in discesa. Quindi non c'era eccessivamente carico, il carico quindi veniva praticamente bloccato sul biroccio stesso, quindi i buoi potevano scendere verso valle senza particolari problemi. Le sponde del biroccio che delimitano lateralmente il biroccio stesso vengono ripartite in riquadri. Qui a San Lorenzo e nella provincia di Pesaro i riquadri sono 4, si chiamano specchi, mentre nelle altre province marchigiane, Ascoli, Macerata e una parte della provincia di Ancona, le ripartizioni sono 3. Era quasi obbligatorio inserire in una delle immagini dipinte dai pittori decoratori del biroccio stesso, inserire l'immagine di una donna, la cosiddetta pupa del biroccio. È tradizione anche qui, ma anche ai nostri giorni, definire una donna ben truccata, vestita in un modo appariscente, definirla come la pupa del biroccio, quindi un'allegoria della donna molto truccata. Qui a San Lorenzo però, e anche sfruttando anche le capacità pittoriche del pittore che ho ricordato prima, Gaetano Damiani, il committente poteva richiedere invece come immagine della donna non la pupa in quanto tale, non l'allegoria, ma l'immagine di donne molto belle che in quel tempo erano sui giornali e sulla televisione del tempo. Esiste a San Lorenzo un biroccio molto bello, sempre decorato da Damiani, in cui riporta un'immagine pittorica di un'attrice che andava di moda nei primi anni 50, che era Rita Hayworth.
Che cosa rappresentano, Agabito, queste fotografie? Non è nient'altro che la rappresentazione di una officina in cui venivano realizzati i birocci. Si vede molta gente all'interno di questa stanza antica che stanno armeggiando sulla costruzione di ruote. Sulla parte sinistra anche un bambino intento a lavorare su una ruota molto piccola. Le ruote più piccole, insieme ad altri assi di legno, venivano collegate nella parte lunga del timone per allargare il piano di carico. Queste ruote piccole sono chiamate sterzo, in modo che il pianale di carico, che adesso è lungo circa 1,5 metri, poteva arrivare alla lunghezza di 6-7 metri. Certo, sempre con l'aiuto di buoi supplementari. L'altra foto? L'altra foto invece è una foto più recente, è stata fatta in occasione di una festa qua vicino, in cui quel biroccio che andate adesso a inquadrare è stato utilizzato con i relativi buoi nell'ambito di una festa folcloristica. Anche questo perché è un biroccio che non ha avuto bisogno, essendo stato costruito recentemente, nel 1959, non aveva avuto bisogno di particolari migliorie e quindi viene utilizzato per le feste. Ultimo dettaglio del carro agricolo, la ruota. La ruota è la componente forse fondamentale nella costruzione e nella realizzazione del biroccio. Un biroccio non poteva essere considerato di ottima fattura se aveva una ruota difettosa. La ruota deve girare in modo perfetto, senza sobbalzi. E per poter realizzare questo ci doveva essere un'alta maestria dei maestri costruttori del biroccio stesso, sia il falegname che il fabbro. Perché la ruota di per sé stessa, le cui dimensioni variano da un diametro di 1,30 m per le zone di pianura, diminuivano a circa 1 metro per le zone collinari. Il cerchione doveva combaciare perfettamente con la ruota di legno stessa. Non ci si poteva permettere di avere un cerchione che se fosse leggermente più grande della ruota, perché altrimenti durante il suo uso ci sarebbe stato un'anomala circolazione della ruota stessa intorno a quello che noi chiamiamo mozzo, a cui sono collegate le due ruote. Quindi la ferratura era un momento di estrema attenzione, di estrema perizia che necessitava e veniva richiesta agli operatori costruttori, quindi l'ho detto, il falegname e il fabbro. Il cerchione veniva previamente surriscaldato all'esterno dell'officina, dove era stata preparata un grande fuoco con tanta brace, con delle apposite molle. Il cerchione veniva preso, messo sulla brace, surriscaldato, il fuoco si dilatava. Dopodiché, senza perdere tanto tempo, veniva reinserito attorno alla ruota di legno previamente costruita, poi veniva raffreddato immediatamente in vasconi d'acqua che stavano sempre all'esterno. E l'acqua raffreddava la ruota ormai realizzata nella sua complessità e la gran festa iniziò, perché questo era il momento forse di maggiore difficoltà nell'ambito della costruzione del biroccio. L'ho detto, un biroccio con ruote che non funzionavano è un biroccio che aveva vita difficile e corta. Poi ho fatto restaurare successivamente dal punto di vista pittorico da un pittore autodidatta locale che è Roberto Feduzzi. Lei è l'autore di questo carro. Diciamo che io ho iniziato a decorare i birocci da un artigiano di San Lorenzo che costruiva delle miniature di birocci, quindi a me me le faceva pitturare e da lì sono partito. Poi mi hanno invitato a decorarne uno grosso e ho iniziato così. Dipingo con colori a olio oppure acrilici a seconda di come viene meglio il lavoro. Su questo carro, se è possibile, riprendevo le figure che già esistevano. Veniva scritto il nome del proprietario del carro e di chi costruiva il carro. Normalmente si fa i fiori e una pupa. Per una decorazione del genere, diciamo su 1,5 mesi, secondo il tempo che uno dedica. Un'immagine fondamentale su questo carro è quella di Sant'Antonio Abate. Esatto, sulla tavola anteriore del biroccio era un'usanza dipingere Sant'Antonio dappertutto. Qui nelle Marche c'è questa immagine che è protettrice praticamente degli agricoltori, degli animali, e quindi si faceva sempre così. E nella tavola di dietro normalmente veniva fuori un paesaggio o qualcosa riferente al luogo di dove era il biroccio. Agabito, qui siamo nel secondo spazio in cui lei ha il secondo biroccio. Era un biroccio che proveniva da Pergola e non aveva decorazioni particolari, ma era semplicemente pitturato ma non decorato. Qui a San Lorenzo ci abita l'amico Gianfranco Parroni, che si è prestato, che è un pittore autodidatta, per lo più orientato al genere naif,
con particolare amore per la nostra tradizione contadina. Lei è colui che ha decorato questo carro. Quanto tempo ci ha impiegato e che immagini sono rappresentate? Allora, ho impiegato 243 ore. Come base ci ho dato la cementita d'acqua, l'ho fatto tutto bianco in pratica, perché era un po' rovinato. E poi sopra l'ho dipinto, ho fatto delle immagini di campagna, contadini che stanno falciando il fieno, il contadino che sta seduto, c'è la pupa, l'ho fatta lì con le oche, e poi c'è il nome lì del proprietario del biroccio, e c'è un'immagine di San Lorenzo in campo, e poi di là ci ho fatto dei fiori, perché come base poi dopo ci ho messo la vernice d'acqua, il resto invece tutti quei colori a olio, perché io dipingo quei colori a olio.